E ciao a tutti, bentornati e bentornate in un nuovo video su Clash. Ok, ve l'ho data buona perché non abbiamo superato le nostre carte. I nostri, come posso dirvi? Cioè, non abbiamo avuto i nostri like e mi dispiace molto, ragazzi, perché io almeno ci ho provato. E cioè, però intanto almeno ci ho provato e siamo riusciti. Ok. Non ci ho trovato un granché, però andiamo su quelli più piccoli perché almeno mi durano di più. Allora, stranamente non ho messo cose nuove e tremura, perché ogni giorno trovo le Ah, il gigante è quello che mi avete. Grazie, ragazzi. Sì. Però, cioè, io voglio partecipare al prossimo ball del clan. Ok, facciamo una battaglia. Stufa non emana abbastanza calore. Non ho potuto pulire lo scorso autunno. Il dottore ha risposto. E allora? La nonna deve prendere il pleurisum per abbassare la febbre e deve stare al caldo o potrebbe diventare polmonite. Una nuova medicina, dice che è la più efficace. Noi intanto troveremo un modo per tenere la nonna al caldo. Forse potremmo farla stare nella mia camera, la vecchia casa. È calda e molto carina. È un'ottima idea. Non credo di poter accettare di porre, non voglio essere un peso. Ma certo che puoi accettare, Susan. Hai di ragione, la vecchia casa è molto grande. Potrai riposare e stare al caldo. Certo. Nel mio negozio dobbiamo farcela spedire da Manfeld. Possiamo ordinarla subito. Se la ordiniamo stasera dovrebbe arrivare con il treno di domattina. Va bene, potete mandare subito un telegramma per favore. La mamma ne ha davvero bisogno. Ma che bella spilla che ha indosso Heidi. Apparteneva a mia nonna. Possiamo mandare il telegramma? Sì, va bene. Vorremmo anche lo sciroppo di sambuco. Pleurisium. Il costo è di 18 franchi per una bottiglietta. È molto caro. Oh, e leggo che il dottore ha prescritto due bottigliette. Quindi 36 franchi, 5 per lo sciroppo. In totale sono 41 franchi. Oh, 41 franchi, davvero? Abbiamo lavorato tutto il giorno, abbiamo solo 5 franchi. Forse potremmo dargli quello che abbiamo e pagare il resto tra qualche giorno.
vorreste pagare? Tra una settimana? Tra un mese? Ho appena speso molti soldi per un registratore di cassa. Non posso farvi credito, mi dispiace. Se non avete 41 franchi, non potrò ordinare le medicine. Ma la banda sta davvero male, signora? No. Colpo secco. Buone dorme. Allora, quest'oggi volevo almeno, proprio dico almeno, allora, forza così, apriamo baule del clan. Grazie, Antonio. Fatemi un altro principe, dai. Mi ha citato il boss sempre di Dragon Pekka contro Amanda, che conosco, che sta sempre nel Dragon Pekka. Poi c'è stata la battaglia di Jacopo, che è tipo J4, che è... sempre di Dragon Pekka, contro Anto Black 04, che credo che Anto Black 04 è il tuo capo, non capisco perché il tuo capo, sempre di Dragon Pekka. Poi c'è stato tipo da Amanda, bella partita. Risultati battaglia amichevoli, Anto Black 04, Amanda, sempre questa che è, sempre con Pekka, tutte e due. Amanda scrive ok. Oh no, non posso donare il principe. Facciamo amichevole. Chi c'è? Io. Chi c'è? Io. Ciao. Poi vabbè, ci sono i risultati della battaglia di
Amanda, Dragon Peck contro Bella. Dragon Peck. Adesso facciamo la doccia che mia mamma si incavola. Comunque ho detto solo una. Scusami, mi sono scordata. Raga, avete mai visto il livello 4 nel 6? Sono veramente euforico. Ma non mi va più di la gente. Io sto a livello 4, quindi... Allora, un attimo ragazzi, devo controllare un attimo qua una cosa. Beh, nel prossimo episodio mi troverete con un altro nome e non mi chiamerò Lucrezia. Ah, e questo clan. Non preoccuparti, il nonno tornerà presto. Lo lascio. Siediti pure, Brigida. Come sta stamattina? Ce la farà. È una donna molto forte e la febbre si è abbassata. Per fortuna. Mm-hmm. Posso andare a salutarmi? Mm-hmm. Ha bisogno di riposo adesso. Non la disturbare troppo. Piccolo villaggio, Heidi, ci dobbiamo aiutare.
E niente, questo video termina qui, non è stato molto emozionante e ciao!